Buongiorno, grazie per la vostra partecipazione virtuale. Oggi parliamo del fiume Gange, Flowing Down the Ganges, e percorremo il fiume Ganga, come si dice in Hindi, dall'origine fino a che non raggiunge il mare. La parola corretta è Ganga, il nome con quale viene riferita. O Maganga, perché la madre Ganga, secondo la mitologia induista, è la figlia di creatore Brahma ed è la sorella di Parvati. Parvati è la reincarnazione dell'energia femminile primordiale, la moglie di Shiva. Invece Ganga è la sorgente della vita. Ci sono varie narrazioni che parlano della nascita e della discesa di Ganga su terra. Una delle narrazioni più interessanti sono rappresentate qua. Questo è un foglio di Ramayana. Secondo questa narrazione, Vishnu prende la forma di un nano e va a incontrare questo re. Scusate. Va a incontrare questo re. Questo re è diventato così potente che regna in tutti e tre regni, cioè il cielo, la terra e negli inferi. Lui sta facendo una preghiera particolare ed è un seguace di Vishnu. Quando Indra, il re del paradiso, chiede Vishnu aiuto per riprendere il paradiso, allora Vishnu prende questa forma di un brammino nano di nome Vaman e va a incontrare questo re. Come era l'usanza a quell'epoca, al termine di questa yagya, di questa preghiera, il re decide di soddisfare le richieste dei vari brahmini presenti. Quando è il turno di Vaman dice: mi dai tutto quello che posso coprire con i miei tre passi. Il re disse: ma io sono re di tutti e tre regni, il cielo, terra, gli inferi. Puoi chiedermi qualsiasi altra cosa, se vuoi un palazzo, qualcosa. Dice: no, no, mi basta quello che posso coprire con i tre passi. Bali dice: va bene. Allora Vishnu, nella sua forma come Vaman, cambia forma, diventa un gigante. Con il primo passo copre la terra. Con il secondo, il cielo e l'universo. E poi, quando chiede al re: dove metto il terzo il mio piede per il terzo passo, il re offre la sua testa. E così Vishnu lo mandò negli inferi. Mentre Vishnu stava coprendo il cielo, lui bucò il guscio dell'universo e le acque del Ganga entrano lì dentro. Dopo che ha compiuto i suoi tre passi da gigante, e Brahm a raccogliere queste acque sacre, cosmiche, che entrano nel nostro universo e li porta nel paradiso. Qua vedete Brahma. Queste acque scorrono in paradiso con il nome di Vishnupadi. Vishnupadi, cioè quello che ha toccato i piedi di Vishnu. Poi passano degli secoli, arriva un re, Bhagirath, che fa una penitenza a Shiva per far scendere su terra Ganga. Perché lui prima ha fatto una penitenza a Brahma, creatore, chiedendo: puoi mandarmi Ganga su terra? Perché
Per liberare le anime dei miei antenati, 60.000 antenati suoi sono stati bruciati, cioè mentre erano vivi, e sono stati bruciati dall'occhio di un saggio, e una narrazione molto lunga, quindi rimango proprio la forma più breve possibile in questo, qua. E lui vuol liberare le anime dei suoi antenati. Prega Abram. Abram dice: va bene. Mando Ganga, però se scende con la sua forza, spazza via tutto, distrugge tutta la terra. Quindi lui, di nuovo, Bhagirath, fa una penitenza a Shiv e chiede a Shiv di frenare la forza di Ganga mentre scende. Shiv fa un chignon nei suoi capelli, un piccolo nodo, e lì raccoglie Ganga. Quindi Ganga, scendendo dal paradiso, dai cieli, rimbalza sulla testa di Shiv prima di scendere su terra. E così è la credenza induista per la discesa di Ganga su terra. Questo dipinto è un dipinto della scuola Guler. Parliamo delle montagne basse indiane, cioè sempre siamo in Himalaya. E invece questa è un'altra rappresentazione della discesa del Ganga. Qua siamo a un sito UNESCO in India del Sud. E la cosa interessante è che durante la stagione monsonica, e lì piove anche abbastanza spesso, Ganga scende dal cielo, da questo spazio sopra, e le acque scendono giù. Quindi è come fosse Ganga che sta scendendo dal cielo a terra. Ma dov'è che esattamente arriva? Quando Ganga scende, dov'è che scende su terra? Scende qua, in Bharat, che oggi conosciamo come l'India. E scende in Himalaya. Ma dove esattamente? Secondo la credenza induista, esce da qua, Gomukh, la bocca della mucca, che non è altro che questo ghiacciaio. Il ghiacciaio di Gangotri. Siamo in alta, la parte alta di Himalaya, che è divisa in tre catene: alta Himalaya, media e poi Shivalik. Ma attenti, queste acque non vengono chiamate Ganga, questo è Bhagirathi. Quindi dov'è Ganga? Sele. Credenza induista dice che Ganga esce da qua, da Gangotri. Ma allora perché chiamarlo Bhagirath? Andiamo a scoprirlo. Ci sono quattro luoghi sacri in questa zona: Yamunotri, Gangotri, Kedarnath e Badrinath. Da questi quattro luoghi escono quattro fiumi, come vedete qua da sinistra a destra. Da Yamunotri scende Yamuna, che è un affluente di Ganga, che poi lo incontra nelle pianure. Gangotri, Kedarnath e poi Badrinath. È a Badrinath che nasce il fiume Alaknanda, dal scioglimento del ghiacciai, del ghiaccio, delle cime innevate himalayane, fra quale anche Nanda Parvati. Alaknanda, quando scende, c'è la confluenza che si chiama Vishnu Prayag, con Dholi Ganga. Dholi Ganga incontra Alaknanda, poi seconda confluenza è Anand Prayag, dove Nandakini incontra Alaknanda, poi Karna Prayag, dove Pindar Ganga incontra Alaknanda, Arudra Prayag, Mandakini che incontra Alaknanda. Questi sono quattro rami importanti di Ganga, poi ce ne sono degli altri, in totale ci sono 12 prima di arrivare al prossimo confluenza. Quindi vedete Vishnu Prayag, Nand Prayag, Karna Prayag, Rudra Prayag. Dopo quattro confluenze sacre e Mandakini qua, cioè Bhagirathi qua, che incontra Alaknanda e Adev Prayag qua. Le acque
proprio da questo punto prendono il nome Ganga. Secondo la credenza, quando Ganga rimbalzò dai capelli di Shiva, le sue acque dividono in 12 correnti. Abbiamo solo visto quattro confluenze, questo essendo la quinta, i fiumi principali, diciamo, le sorgenti principali. In totale, arrivando a Devprayag, se contiamo tutto, ci sono 12 fiumi affluenti, ruscelli, tutto quanto, che scendendo qua si incontrano. E quindi, secondo la credenza, quando lei rimbalzò nei capelli di Shiva, le sue acque dividono in 12 correnti e poi a Devprayag si uniscono. Quindi è solo qua che nasce Maganga. Prima di questo c'è Mandakini, Bhagirath, come ho visto altri nomi, ma Ganga, Ganga è solo qua. Dev Prayag, la confluenza dei dei, la confluenza divina. Qua siamo in bassa Himalaya, la zona riferita anche come Shivalik, ricordate la Himalaya è divisa in tre catene montuose, alta, media e poi Shivalik. E la zona è così, verde. Poco dopo Devprayag, sulle sponde di Ganga, sorge l'antica città di Rishikesh. La sua sacralità viene da Ramayana. Ram meditò qua, fece una penitenza per aver ucciso Ravana, il re di Sri Lanka. Qua è il famoso ponte Lakshman Jula che vediamo. Qua Ganga, Shiv e qua Bhagirath. Da Rishikesh Ganga scende, inizia a entrare le pianure. Vedete? Sulla mappa qua, proprio questo è il punto dove entra le pianure. La zona delle confluenze è qua, in cima. Questo è il punto dove scende nelle pianure. E qua c'è la città di Haridwar, la porta divina. Qua potete vedere la gente che fa le abluzioni. È un'altra città sacra, fra le città più sacre per gli induisti questa. E qua la gente fa le abluzioni su Ghat. La parola Ghat riferisce a questi gradini, possono essere tanti, pochi. Alti, bassi, ma quando abbiamo questi gradini, una scalinata, diciamo, che scende in acqua, che permette ai fedeli di entrare l'acqua, fare le abluzioni, si chiama Ghat. Sono queste strutture. Nei secoli hanno cambiato la loro forma, il materiale, c'erano anche di legno una volta, ma la parola è rimasta invariata, il nome è Ghat. Vicino a Haridwar, qua, tempio dedicato a Ganga, con Shiv a sinistra e Bhagirath a destra, c'è Ganga sopra il suo veicolo. Da qua entriamo le pianure gangetiche, entriamo la India classica che noi conosciamo spesso attraverso immagini, racconti, e qua iniziamo a vedere scene come queste, iniziamo a assistere a questi piccoli tempieriti fatti nei piccoli tempietti sotto un albero. Questo è un tempietto dedicato a Kali. Se vedete subito sopra la testa del signore seduto lì, anche l'albero ha questa specie di struttura rossa costruita, vedete? Anche l'albero è sacro. Tutto diventa sacro, tutto quello che viene toccato da Ganga mentre scorre giù dalle montagne sacre, che sono riferite come Dev Bhumi, cioè la terra dei dei. Assistiamo anche a questi colori. Questo è un negozio che vende articoli utili per i riti, per le preghiere. E quasi in tutte le città, villaggi, paesi, piccoli, più piccoli immaginabili, quando uno va verso Ganga, si incontra questi negozi, dove vendono tutti questi oggetti utili per le preghiere. O bancarelle come questa. Lui vende kumkum, il polvere rosso che viene usato durante le preghiere. I colori si incontrano anche così, in questa zona. Qua
Questa è pasta, la versione indiana della pasta. E questo è a destra e ag, una cosa particolare. Mi scusate se il foto è un po' sfocato, non ho altro foto per condividere con voi questa cosa. È un derivato di latte mischiato con zucchero di canna, con cardamomo, arrotolato nelle foglie del ficus. E si fa solo e solo a destra e ag. Sono rimasti due o tre negozi solo che lo fanno. In questa zona c'è utilizzo della farina integrali, grani antichi, e qua, come vediamo, questa cosa scura che è dal lenticchie, le lenticchie scure, nere, vengono usate in questa zona. Poi da qua, le pianure gangetiche, abbiamo il cibo classico, c'è cioè roti o pane, riso. Dal, lenticchie, prevedete più chiare, verdure con sugo o senza, insalata, un dolce. Nella zona di Haridwar Rishikesh è il Ganga, le sue acque che nutrono queste foreste dense, che sono anche l'habitat della tigre. Qua ci sono tre riserve naturali. Quando scendiamo nelle pianure, qua non sono molto lontani da Haridwar, però vedete, il paesaggio cambia completamente. Qua ci sono queste file chilometriche, vedete, qua ci sono c'è questa fila che spesso lo sono, se uno viaggia in febbraio o marzo in questa zona, stanno portando il zucchero di canna di zucchero, scusate, canna di zucchero alle fabbriche. Vedete qua. Haridwar rimane qua, Rishikesh subito sopra, questa è la zona delle confluenze di cui abbiamo parlato prima, e poi da qua iniziano le pianure gangetiche. Bacino idrografico, cioè se parliamo come fiume, una zona bagnata dal fiume, è il bacino più grande al mondo, che sostiene il maggior numero di persone contemporaneamente. Ganga fornisce acqua, cibo per più di 400 milioni di indiani. Ed è una delle zone più densamente popolate nel mondo. Pensate che quasi il 30% circa degli indiani, della popolazione indiana, 1,5 miliardi di gente, vive in questa zona. Così fertile, così importante. Come vedete, Ganga viene raggiunto da tutti questi fiumi che scendono o da Himalaya o dalle montagne qua, dalla catena Vindhya, continuano tutti a mettersi in Ganga finché non arriva proprio alla foce. In questa zona la terra è così fertile che si può raccogliere non solo due volte all'anno, ma volendo anche tre volte all'anno, cereali, legumi, verdure, mostarda, vari semi, e tutto e di più. E può coltivare tutto quello che uno può volere, può desiderare. Scendendo qua, noi andiamo, scorriamo insieme al fiume, facciamo una piccola deviazione però nelle pianure gangetiche per vedere questa città che si chiama Lucknow, ma prima, in questa zona, dopo Haridwar, ecco, dopo Haridwar e Rishikesh, in questa zona, la città antica di Sankissa, secondo la credenza buddista, è qua che Buddha, dopo aver predicato Abhidhamma Pitika, uno dei tre testi più sacri per i buddhisti, scende su terra. Pensate che importanza ha questo luogo. E questo è uno di quelli, la cima di quelle colonne che l'imperatore Ashok fece costruire in tutto il suo regno. Circa 300-400 anni avanti Cristo, lui fu l'imperatore dell'intero subcontinente indiano e promuoveva buddismo. Grazie a lui che il buddismo è arrivato in Sri Lanka e in tutte le altre parti del mondo. Passiamo anche a Bittur, il luogo dove nascono i figli di Dio Ram.
Ram è protagonista dell'epica Ramayana. Non molto lontano da qua, Ayodhya, la città della nascita di Ram, la capitale del suo regno. Quindi qua, questa è la zona dove nasce e prende vita Ramayana, una delle due epiche indiane più grandi, più importanti, sacre sempre. E quindi Ganga, mentre passa queste zone, questi luoghi, le sue acque diventano sempre più sacre. Passiamo anche alla città quasi dimenticata di Kannauj, uno dei capitali di grandi regni antichi indiani. A Kannauj si produceva anticamente, anche oggi si producono questi oli essenziali. Sono essenze pure, si usa ancora la tecnica antica per produrle. Quindi, per stabilizzarli, quando devono essere conservati, si usano tuttora l'olio di sandalo o altri oli naturali. Sono essenze purissime, con una boccetta piccola così di 5 millilitri possiamo fare litri e litri di profumo. Infatti, a Varanasi, cioè che io sono di là, quando vado, compro queste e uso solo queste, non si usano i profumi moderni, si usano gli oli essenziali. Una volta venivano confezionati in queste boccette che erano fatte con la pelle di cammello, adesso in vetro. Da Kannauj arriviamo poi a Lucknow, la città che veniva chiamata anche Awadh, la città famosa per i suoi Nawab, per il suo stile di vita, per la sua architettura. Qua troviamo pezzi unici dell'architettura indo-islamica e non solo. Ma soprattutto qua troviamo questa struttura dove, quando entriamo, noi finiamo dentro un labirinto infinito. Se uno non sa come muoversi dentro e se non si ricorda la strada, e credetemi, sono stato più volte lì dentro, non sono ancora riuscito a ricordarmi la strada per uscire. Vedete? Uno può rimanere dentro bloccato per delle settimane. È un sistema di difesa. Lucknow è anche un luogo che mischia le influenze persiane con il cibo indiano, quindi il riso semplice con dal, con le lenticchie, verdure come viste prima. Cambiano forma, nasce biryani, inizia l'utilizzo di carne, nasce qua, la cucina di Lucknow è una cosa da parte. Kebab, kebab non sono quelli rotoli che noi mangiamo qua, kebab è essenzialmente carne cotta senza ossa. Qua abbiamo carne macinata, ma trattata, elaborata in modo tale, trattata con le erbe, con la papaya acerba, che questo, quando uno mette nel bocca, si scioglie e si chiamano gelati kebab, si fanno solo a Lucknow. Vengono servite con questa specie di pane. Quindi Lucknow, che è situata sulla riva di Gomti, uno degli affluenti principali di Ganga, contribuisce culturalmente a qualcosa di molto diverso che nessun altro luogo lo fa. Vedete qua? Siamo all'altezza di Lucknow. Continuiamo a proseguire Ganga, poi Jamuna, che nasce a Yamunotri, Yamuna, si avvicina e così arriviamo a Prayag Raj. Prayag Raj, Prayag, se siete stati attenti, avete sentito questa parola poco fa. Ricordate le confluenze? Sempre Prayag, Nand Prayag, Karna Prayag, Rudra Prayag. Prayag vuol dire confluenza. Questo luogo è famoso come Prayag Raj, cioè il re delle confluenze, della confluenza sacra più importante di tutte. Per due motivi. Primo, qua c'è la confluenza di Ganga e Yamuna. Yamuna, le acque più scure, Ganga, le acque più chiare. Ma non solo per questo. Qua c'è la confluenza non solo di questi due fiumi, ma di un altro fiume, il mitologico Saraswati. Quindi questo è Triveni, cioè la confluenza di tre fiumi. Ganga,
Jamuna e Saraswati, il mitico Saraswati. Questo è anche il luogo che ospita il Kumbh Mela insieme a Nasik, Ujjain in India centrale e Haridwar dove noi siamo stati prima. Quando c'è il Kumbh Mela a Prayagraj, cosa succede? Nasce una città. Tutto quello che vedete è una piccola parte di tutto quello che viene costruito solo per Kumbh Mela, il raduno più grande dell'umanità. Gente viene, fa le abluzioni, fa i bagni sacri, perché Ganga è quella che lava i peccati. Qua, prima che la gente normale, comune, come noi, può fare il bagno, arrivano questi santoni, questi capi di varie sette induiste, in processioni reali, per fare il bagno reale, il Shahi Snan, ma ancora prima che possano tuffarsi loro nell'acqua, hanno precedenza questi, i Naga, poi gli Agori e gli altri, come loro. Invece di recarsi nei posti isolati, come nelle foreste, nelle grotte, isolatissime, per incontrare questi sadhu, questi Naga o altri sadhu, è possibile andare dove ci sono le loro tende e incontrarli di persona. E se sono di umore, possono offrirci anche una tazza di tè, come lo sta facendo lui. Si trovano anche questi saggi che ti fermano e ti fanno i loro discorsi, che ti predicano, che dicono cosa sei, cosa sarai, cosa sei stato. E a me questo signore mi ha fermato un ben mezz'ora e allora ho deciso di scattare una foto a lui. Prayagraj, per un periodo nella sua storia, è stato riferito anche come Allahabad, per via di questa enorme fortezza che c'è lì, costruito da Akbar verso 1500, fra 1500 e 1600. E vedete com'è Ganga qua è bella larga, fiume largo, e di qua non siamo molto lontani da Banaras, cinquantina di chilometri. Però, come noi stiamo scorrendo il fiume, possiamo usare il mezzo tradizionale, cioè la barca, per arrivare a Banaras. Vedete indietro com'è la vegetazione. Questa è l'India rurale. Questa è l'India del Ganga, non solo India rurale. Questa è la vita sul Ganga. Questo è un pezzo talmente sereno, talmente piena di non solo silenzio, ma di pace, che quando uno passa questa zona si riempie di serenità. Ha qualcosa di particolare questo tratto. Volendo, si può scegliere invece di una barca come questa, anche andare con quella più tradizionale. In questo tratto Ganga era navigabile, era un percorso molto importante per quanto riguarda il commercio, anticamente parlando, di tutti gli oggetti come le spezie, seta, tutto quanto. Passando il palazzo fortezza di Ramnagar, arriviamo a Banaras. Banaras, la città più importante per gli induisti. È impossibile spiegare Banaras, perché c'è tutto il mondo e poi c'è Banaras. Banaras è quello che si chiama Varanasi, ma quelli di Banaras lo chiamano semplicemente Kashi. Questi sono i Ghat, vedete? Le gradinate che scendono. Andando a Ghat, attraverso i vicoli stretti di Banaras, si può trovare di nuovo i santoni ricoperti di ceneri, altri
vestiti di questo colore arancione zafferano, come il colore del turbante mio. Bagua, Kesari, il colore della spiritualità, di perdersi nell'infinito, di dedicarsi completamente a qualcosa, al scopo spirituale. Passando per i vicoli di Benares, arriviamo ai Ghat, dove la gente arriva ogni mattina prestissimo e fa, prepara tutto quello che serve per fare le preghiere, le offerte, fa le abluzioni, i bagni sacri, come prima, tempi fa, anche oggi. Akashi, una cosa particolare che succede è che Ganga cambia suo flusso, cioè invece di viaggiare verso est, inizia a viaggiare verso ovest. Non si capisce perché. È uno dei misteri non ancora risolti. Questa è la credenza locale che condivido con voi. Dicono che Ganga lava i peccati. È l'acqua che scorre, l'acqua che dà vita, che porta via tutto quello che non è pulito, che ci rinfresca. Noi siamo l'acqua, il nostro corpo per la gran parte è fatta d'acqua. In qualche modo, gli antichi saggi indiani questa cosa avevano capito. Banaras è anche il grande crematorio, il Mahashamshan, dove gente viene da tutte le parti del mondo, quelli credenti ovviamente, per avere una morte lì a Kashi, perché qua, nella città di Shiv, il distruttore, ma anche il rigeneratore, che lui se stesso riceve le anime, fa lui del ponte fra questo mondo e l'altro. Questa è la città dove Shiv non è un dev, cioè un dio, ma Mahadev, il dio dei dei. Mahadev ha sopra, come vedete qua, Ganga, sempre. Banaras è importante non solo per gli induisti, ma anche per i buddisti, perché è qua, dove oggi, in questo punto preciso dove oggi c'è questo stupa che risale a 300 circa avanti Cristo, dove Buddha predicò il suo primo sermone, mette in moto la ruota della Dhamma, Sarnath, quindi Akashi è la culla dell'induismo, ma anche del buddismo, e non solo, è anche la culla del jainismo. Vedete al fianco c'è questo tempio, è un tempio jainista. Vari traghettatori, maestri, jainisti sono stati qua, hanno passato tempo qua, assorbendo i concetti basilari induisti, perché erano induisti anche loro. Qua non c'è distinzione di religione, di credo. Tutto si mischia, tutto si fonde. L'aria è pregna di spiritualità. Anche oggi è anche una città molto moderna, incasinata, ma ha un sottocorrente di spiritualità che nessun altro luogo nel mondo ce l'ha. È importante anche per i Sikh. Qua il nonno maestro Sikh ha passato, proprio in questo punto preciso, un tempo lungo in meditazione. Qua vedete anche le armi. In fondo, vedete sotto, sono le armi di Guru Gobind Singh Ji, il decimo maestro Sikh, che diede questa forma di barba, di turbante ai guerrieri Sikh, ai santi guerrieri Sikh. Qua torniamo a Ganga. Questo è il Gangarti a Haridwar, a Rishikesh, varie parti dell'India. Ovunque c'è un corso di acqua sul Ganga o anche lontano dal Ganga, ogni sera spesso si vede questa preghiera dedicata all'acqua. Qua siamo a Varanasi, siamo a Banaras,
la città più sacra per gli induisti. Ogni sera viene organizzato da diversi anni, adesso bene, prima era una cosa molto più piccola, più informale, questa preghiera a fiume Ganga. Proseguendo Ganga, passiamo dal suono delle campanelle, dei mantra, delle preghiere vediche, del profumo dell'incenso, al silenzio della introspezione, Analanda. Viaggiando verso est, dopo Banaras, nelle pianure, sorgeva l'università residenziale più antica del mondo, secondo vari esperti. Oggi rimangono solo le rovine. Qua si studiava di tutto. Il viaggiatore Hyunsang fece una visita qua durante le sue esplorazioni in India e rimane sbalordito di quello che vede qua. Analanda, andando sempre verso est, non molto lontano da un luogo come questo, sulla riva di uno degli affluenti di Ganga, secoli fa, un principe sedette sotto un albero, dopo un lungo periodo di meditazione, e raggiunse Nirvana. Questo principe non è altro che Siddhartha Gautama, che poi diventò, dopo aver raggiunto Nirvana, Buddha. Qua siamo al fiume Falgu, che bagna la zona dove sorge l'albero sotto quale lui raggiunse l'illuminazione. Intorno a questo albero è nato piano piano, pezzo a volta, questo grande tempio. Noi siamo a Bodh Gaya e questo è il tempio Mahabodhi. Qua vengono fedeli da tutto il mondo, seguono il buddismo. Almeno cercano di venire una volta nella loro vita per rendere omaggio a Buddha. Questa zona, da Banaras fino a Bodh Gaya, è piena di questi gioielli nascosti, come questa grotta tutta scolpita, arte buddista, questi mat induisti, tipo con questo qua, che ospita una collezione impressionante di sculture antiche. È una collezione privata, però aperta sempre al pubblico. Chiunque vuole può entrare. Questa, vedete, ecco, dopo Banaras, prima di Patna, questa è la zona, questa è l'India di Buddha. In questa zona lui predicò, meditò e ha vissuto diversi anni di sua vita. Questa è la zona di Buddha. Dopo Banaras, aver passato la zona della Buddha, arriviamo a Patna, Pataliputra, antica capitale, e dove c'è questo tempio Sikh, ma non qualsiasi tempio Sikh. È uno dei cinque Akalta, cioè i sedi temporali dei Sikh. Qua, nel 1600, nasce il decimo guru, Sri Guru Gobind Singh Ji. Qua siamo dentro il tempio, il Gurudwara. E lì, qua e qua, non c'è altro che il libro sacro. La foto è solo rappresentativa, ma si inchina non alla foto o un'immagine, ma alla conoscenza contenuta dentro il libro sacro. E qua c'è l'hangar, volontari che insieme cucinano tutto il cibo che viene offerto. E poi
Uno siede per terra in una fila, chi ricco, chi povero, chi toccabile, chi intoccabile. Tutti siamo uguali. Come disse Guru Nanak, Manas ki jat sabbe, ikke pehchanbo. L'identità dell'essere umano è solo uno, cioè di essere un essere umano. Poco dopo Patna, è facile vedere questo animale, il delfino gangetico. Qua siamo nella zona rurale dove c'è questo santuario che protegge il Ganga Dolphin. Ganga Dolphin ormai è quasi estinto, però con questo santuario si sta riprendendo bene, almeno in questa zona. Ganga ospita anche vari altri animali. Prima di andare a vederli, vedete, questa immagine vi fa capire le dimensioni del delfino gangetico, conosciuto anche come Susu. Tra i vari altri animali abbiamo le varie tartarughe e poi abbiamo il Gharial, il coccodrillo gangetico, conosciuto in Hindi come Magar. Questo Magar è il veicolo di Ganga. Questa è la statua di Ganga in Nepal. Vedete? Sotto, lei ha suo piede, sopra questo animale, la coda è la coda del delfino. E la testa è quella del coccodrillo. Ed è molto importante capire cosa rappresenta questo veicolo di Ganga? La coda del delfino, di nuotare le acque, le onde della nostra vita con la stessa abilità di un pesce in acqua. Poi il coccodrillo cosa fa? Prende la sua preda, lo porta nelle profondità e poi lo spezza. Stesso modo, come lui, noi dobbiamo entrare nella nostra profondità e poi, un pezzo a volta, lavorare con tutto. Lo scopo finale è ottenere la liberazione. Patna, come vedete, il santuario dei delfini, la zona è qua, ma arrivando a questo punto, vedete, quanti altri fiumi, Gogra, Gandak, Kosi, Dakwa, Son, Ken, Betwa, Chambal, si sono tutti raggiunti al loro termine, cioè alla loro confluenza con Ganga. Da qua Ganga cambia la direzione. Invece di continuare il suo percorso verso est, gira verso sud. Questo punto, vedete, Farakka. Da qua inizia la biforcazione di Ganga. Con la biforcazione, un ramo che entra a Bangladesh di oggi, che prima era tutta una cosa unica, India, questo ramo viene chiamato Padma, scende Brahmaputra, Meghna da nord e nasce questa delta. La delta più grande, uno dei tre delta più grandi al mondo. Qua, se noi continuiamo il nostro percorso da Farakka girando a destra, andiamo verso Kolkata. Ma prima di arrivare a Kolkata, nelle zone che precedono la Kolkata, che sono zone rurali dove c'è tanta agricoltura, troviamo questi gioielli, i templi bengalesi. Praticamente templi fatti con dei mattoni rossi. Guardate che lavoro. E poi si arriva a Kolkata, dove i taxi sono gialli, completamente gialli. Kolkata è famosa per la Madre Teresa e spesso viene rappresentata con i simboli come il ponte di Howrah, Victoria Memorial.
La Kolkata nasconde dei segreti. Questa è la prima vera metropoli dell'India. Questo è un tempio jainista, fatto da milioni e milioni e milioni di vetri colorati, importati, ma anche realizzati in loco. Tempio jainista? Se uno visita questa zona, non molto lontano, se Kumartoli, Kolkata è la città di Dea Kali e qua stanno realizzando le sue statue per Durga Puja, per la festa di 9 giorni, 10 giorni dedicati alla Dea. Realizzano anche le statue di Shiv. Spider-Man pure. La città di Kali, vi dicevo. Qua vicino c'è anche il tempio, il complesso templare di Kalighat, è il più importante complesso templare dedicato a Dea Kali. E qua vedete questo pezzo di legno, questo qua è un altare per fare i sacrifici. Ancora si fanno. In Kolkata è normale vedere un sacrificio. Rabindranath Tagore, Premio Nobel per letteratura. Kolkata era anche, e ancora per certi versi lo è, la capitale culturale del subcontinente indiano, causa di personaggi come lui, con la città universitaria realizzata da lui. È anche la casa di Ramakrishna e il suo discepolo Vivekananda, che con i suoi Chicago Addresses nel 1800 ha portato al mondo il vero significato dell'induismo e del loro Belur Mat sulla riva del Ganga a Kolkata. Tempo anche si ferma volte a Kolkata, si trovano queste bolle dove qualcosa è rimasto fermo nei secoli, nei anni. Qua siamo a Indian Coffee House, che era un hub culturale per gli incontri fra i docenti, i professori, fra gli intellettuali di Kolkata. Qua i camerieri ancora si vestono come si vestivano ai tempi di Raj. E poi i prezzi sono anche quelli di 30 anni fa. L'ambiente non è granché, però è un'esperienza visitarlo. Ci sono anche queste piccole botteghe rimaste ferme in tempo. Nei mercati di frutta e verdura a Kolkata, grazie alla fertilità del Gange, di Ganga, si può trovare cose particolari come i fiori di banano, pesce seccato, pesce di acqua dolce, anche di mare, volte che arriva qua, perché non siamo molto lontani da mare, tutto è seccato. Qua c'è anche la cucina indocinese. C'era un stabilimento cinese e i cinesi preferivano stare a Kolkata quando facevano commercio, tempi antichi con l'India. Proprio c'è l'insediamento cinese lì, in Chinatown, e loro hanno mischiato la conoscenza della loro cucina con gli ingredienti locali, creando questa cucina particolare. Vedete? Siamo scesi da Himalaya, dopo le confluenze, Rishikesh, Haridwar, seguendo la zona di Sankissa, Kannauj, Ayodhya, Bittur, Lucknow, Prayagraj, re delle confluenze, la città più sacra per gli induisti, Kashi, la zona dei delfini, qua, Patna, sacra per i Sikh, discendendo in questa zona, Buddha, scusate, qua la zona di Buddha, Patna, la zona dei delfini, e poi da Farakka,
templi di terracotta, templi bengalesi, Kolkata, e da qua entriamo la vera e propria mangrovia, Sundarbans, un ecosistema unico nel mondo. Sundarbans è, per quanto riguarda noi esseri umani, è abitata da questi pescatori. E oltre ai vari animali che trovano una casa, un riparo dalla rapida urbanizzazione qua, in queste foreste, in queste mangrovie protette, c'è anche il tigre di Bengala. Siamo in Sundarbans, quindi noi siamo quasi al mare. Se fosse stato qualsiasi altro fiume, io avrei detto, qua Ganga si mette in mare, si incontra mare o qualcosa di simile, però non è un qualsiasi fiume. Questo è Ma Ganga. È qua che Ganga entra negli inferi. Ed era negli inferi che lei portò la liberazione agli antenati di Bhagirath. Ricordate all'inizio, quando vi raccontavo perché lei si è scesa su terra? È qua che lei prende anche il nome Trilokpatagamini, quella che scorre in tutti i tre regni, i cieli, la terra e negli inferi. Ma è qua che il finito anche incontra l'infinito. La spiritualità e la non spiritualità, la sacralità e non si mischia, perché alla fine è tutto uno. Qualcosa che la nostra mente meccanica normale non riesce a percepire in maniera naturale. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Scusatemi per se è stato qualche errore mentre vi spiegavo, e vi saluto con una citazione di Swami Vivekananda. Gita e Ganga costituiscono tra loro l'essenza dell'induismo, una la sua teoria e l'altra la pratica. Vi ringrazio per la vostra attenzione e grazie.